Si torna a parlare del DDL Zan, la posizione di Fratelli d'Italia è chiara, non si voterà questa legge. Noi non cambiamo la nostra posizione, come abbiamo detto mille volte, noi siamo favorevoli a lavorare sul codice penale, cioè sulle leggi che già esistono per renderle ancora più dure nei confronti di chi si rende responsabile di odio e di discriminazione. Ma la legge Zan è un'altra cosa, ha un impianto ideologico che noi non possiamo accettare perché introduce di fatto il reato di opinione, oltre che l'obbligo dell'educazione gender in tutte le scuole, persino negli asili. No, il presidente Ostellari correttamente mi ha informato che c'era un'unione di maggioranza. Poi come centrolista sicuramente ci incontreremo per confrontare le idee. Noi abbiamo presentato una proposta di non passaggio agli articoli domani mattina, la manteniamo, così come manteniamo la nostra richiesta del voto segreto su quel non passaggio agli articoli. Quindi avanti con la tagliola. Sì, diciamo che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Abbiamo tentato mille volte di ragionare con la maggioranza, in particolare col centro-sinistra, ma è stato impossibile. Ricordo che il PD in particolare ha detto fino all'altro giorno che la legge era prendere o lasciare, nessun margine di trattativa. Quindi credo sia molto tardi per poter, come dire, instaurare una discussione che abbia un significato, perché per noi le modifiche da fare allo ZAN non sono correttivi, sono modifiche sostanziali.